Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui con noi, sono Marco Brunella Randelli e ho il piacere di occuparmi dell'ufficio formazione per il gruppo editoriale da Libri. Allora, oggi parleremo di grammatica, eh sì, cari prof, cari prof, sì, parliamo proprio di grammatica e partiremo non da, ovviamente, dalla nostra pubblicazione che comunque è questa, che è una bellissima novità. La troverete, ovviamente, eh, probabilmente molti di voi l'hanno già avuto un modo di vederla, o perché i nostri rappresentanti sul territorio sono veramente persone brave, capaci e preparate, che sanno saputo sopperire anche al momento della pandemia, perché credetemi, non è facile essere gente di commercio i giorni d'oggi, soprattutto nel mondo editoriale, eh, dell'editoria. Quindi ecco, un grazie enorme va anche a loro. Il testo, appunto, si dice, si scrive, sarà, anzi, è già disponibile tramite Raffaello Scuola. Quindi, voi andate su Raffaello Scuola, cliccate e potete guardarlo, richiedere il saggio. Ecco, mm, potete fare veramente quello che volete con le nostre pubblicazioni per capire come sono fatte, per vedere se fanno al caso vostro come professionisti della didattica. Oggi parleremo di grammatica con due, due docenti e collaboratrici. Di Raffello Scuola che hanno contribuito alla stesura di questo corso. Nel corso si dice e si scrive. E nello specifico ne parliamo appunto. Con anzi, vediamo se ci sono già. Sara Alessia, siete con noi? Salve a tutti. Sì, buonasera. Piacere. Salve, ben trovate, ben, ben trovate. Buonasera bene, io ho, ho voluto lasciare un pochino il tappo, come si dice, che è lo screenshot. Che vedete. <ride> che avete visto prima, perché eh, mi piace come abbiamo scritto eh, il tema dell'argomento, perché francamente quando mi hanno spiegato eh, la grammatica valenziale, qual è il valore, mi ha colpito proprio che permette a tutti di fare grammatica in modo attivo e coinvolgente. Ecco, io memore di quanto era per me difficile affrontare la grammatica e quanto ancora oggi avrei bisogno di fare un po' di grammatica, mi sono detto, magari se la valenziale era già... Quando studiavo io presente, forse adesso sarei, parlerei un pochino meglio. Ma quello che voglio dire è questo: mh, io, noi abbiamo avuto, come Raffaello, la fortuna di incontrare due firme, come quelle eh, della dottoressa Cecconi e della dottoressa Facciamo più informale, li chiamiamo Sara Alessia perché sì. questo sì. deve essere. Però ecco, la fortuna di avere mh, queste firme che hanno contribuito alla stesura dei nostri testi, per me è un valore aggiunto. È un privilegio ed è un grande piacere presentarvi. Però voglio dire questo ai professori e alle professoresse che ci seguono a casa. Mh, ho garantito a Sara D'Alessia un momento quasi di, di scambio, quindi un momento che non sia eh, il predicatore che dal pulpito dice messa, perché la smettiamo anche quel webinar lì, però a me piace dire che il webinar deve avere una sua funzione vitale, subito applicabile nella quotidianità della vita scolastica. E questo po potrà essere possibile tramite le domande. Quindi invito tutti i partecipanti ad inviare delle domande, ovviamente adesso vado in chat e le archivierò, il webinar dura un'ora, quindi ecco, verso le 19 terminerà. Dedicheremo la parte conclusiva di questa diretta alla risposta delle domande, se avrete il piacere di mandarcele. Quindi ecco, se poi ne arrivassero mille non c'è problema perché Sara e Alessia mi hanno detto queste notti faranno tardi per scriverle, quindi <ride> di solito va a succedere, la registrazione integrale del webinar sarà messa pubblicata nei nostri archivi già da domani. Con le slide che Sara e Alessia ci mostreranno e poi lasceremo. Qualora arrivassero tante domande, nei giorni successivi, con calma, quando ci sarà tempo, avremo cura di fornire risposta tramite <ride> la Bene, e, e allora me ne vado. Vale. Buona diretta, grazie di essere qui con noi e ci vediamo più tardi. Grazie Marco. Grazie. Allora prendo un attimo. La condivisione dello schermo. Eh, ecco qua. Allora, buonasera a tutti. Eh, io, diciamo, vi guiderò un po', diciamo, in questa parte introduttiva eh, della grammatica valenziale, di questo appunto modello, eh, lasciando poi gli aspetti più tecnici alla mia collega Sara. Il titolo appunto che abbiamo scelto per questo percorso di due webinar, che è Fare grammatica con il modello valenziale, è un titolo semplice, e chiaro, però allo stesso tempo vuole essere un titolo preciso. Eh, questo fare grammatica, ok? Quindi, una grammatica del fare che mette al centro una operatività. Eh, ci allontaniamo quindi da una grammatica di tipo descrittivo e normativo. Dove eh, dalla regola eh, si va, come dire, dal generale si va al particolare, quindi dalla regola dettata, eh, eh, si va a ricercare la regola, ecco, nella singola frase, si propone invece una grammatica come scoperta ed esplorazione. Gli studenti quindi sono al centro di questo fare, sono al centro di queste scoperte, e l'insegnante però ha un ruolo importantissimo, eh, che è quello di guidare gli alunni. In questo percorso di scoperta, eh, una scoperta che riguarda la regola, o meglio, la regolarità della lingua attraverso l'osservazione dei dati linguistici, l'altra parola del titolo, modello, è anche questa una parola ben precisa, perché eh, quello valenziale è un modello, non è l'unico, eh, nel secolo scorso, oltre a quello valenziale, c'è stato appunto anche il modello generativista. Però eh, la metodologia, il metodo diciamo tradizionale, la grammatica tradizionale non è un modello. Eh, il modello, eh, l'idea diciamo di modello è l'idea di uno schema teorico che ci permette di osservare determinati fenomeni, si usa appunto più come termine nelle scienze, ma anche in linguistica. E questi fenomeni sono i fenomeni linguistici, l'oggetto, diciamo, i dati linguistici. Il modello, questo schema teorico, ci permette attraverso l'osservazione, attraverso il metodo induttivo di eh, andare a eh, ricavare e trovare quelli che sono, diciamo, anche gli aspetti strutturali del fenomeno e della lingua. Eh, questo percorso, insomma, strutturato in due webinar, che a loro volta però sono anche indipendenti, ehm, non è niente di nostro, la grammatica valenziale non è un'invenzione nostra e non è neanche poi niente di così innovativo. Tanti insegnanti, probabilmente molti di voi, già lo fanno con eccellenti risultati. Eh, il nostro scopo è quello di condividere ecco, quello, la nostra esperienza, eh, perché crediamo che la formazione degli insegnanti debba essere anche un confronto tra le nostre esperienze, ecco, e spero che lo possa essere per tutti voi. Eh, questa, appunto, questa riflessione parte, è partita, eh, così come sono partiti appunto i nostri studi anche sulla Valenziale, da eh, delle considerazioni. Eh, queste sono tutte definizioni superate e come vedete anche molto datate, eh, sono di oltre dieci anni fa, diciamo, del, della frase minima. Fino a eh, 10-15 anni fa si continuava eh, nel mondo della scuola, quindi della didattica eh, scolastica, a definire la frase minima come soggetto e predicato. Ne leggo una, eh, qui ne abbiamo riportato solo alcune e ne leggo una eh, che è appunto la frase minima. È la parte fondamentale della frase, essa contiene le informazioni indispensabili per la comprensione. Soggetto e predicato sono sintagmi indispensabili per formare la frase minima. Queste sono definizioni della scuola primaria, ma eh, se andiamo a cercare anche definizioni sempre di 10, 15, qualche anno più, eh, nei manuali della scuola secondaria... Più o meno troviamo sempre le stesse definizioni oggi nei manuali, sia della primaria sia della secondaria. Queste definizioni non si trovano quasi più, sono superate. Ecco, la frase minima non è più definita come soggetto e predicato. La frase, eh, ripartendo appunto quindi dalla base, eh, ricercando, ripartendo dalle definizioni, ecco, corrette. Oggi, nella gran parte dei manuali, troviamo la definizione di frase, frase minima, vicine, diciamo, a queste che riport abbiamo riportato noi. Per la definizione di frase ho ripreso una definizione appunto illustre, diciamo, cioè del professor Sabatini. E la frase è un'espressione linguistica che esprime un concetto compiuto, anche senza collegamenti con altre frasi e senza riferimenti a situazioni comunicative. La frase, infatti, e eh, diciamo, eh, si trova appunto l'oggetto dello studio della grammatica e quindi distinta dall'enunciato, ed è il modello, diciamo, dello studio. Poi che utilizziamo nello studio della grammatica. La frase minima, quindi, è la frase composta dal verbo e da tutti gli argomenti necessari a completarne il significato. Questa de definizione di frase minima, a differenza delle vecchie definizioni. Ancora auge appunto una quindicina di anni fa, pone al centro il verbo. Il verbo è la semantica del verbo, cioè il significato del verbo. Definire la frase minima con il soggetto e il predicato non è corretto, o quantomeno anche è incompleto, perché è una definizione eh, che si, eh, diciamo, si realizza solo nel caso di alcuni verbi. Poi eh, vedremo più avanti che sono appunto i verbi monovalenti. Eh, la grammatica valenziale parte mettendo appunto al centro il verbo e la frase minima è una frase appunto dove il verbo detta gli argomenti necessari per completarne il significato. Quanti sono questi argomenti è eh, oggetto appunto della classificazione in base alla cosiddetta valenza. Il modello valenziale, appunto. Il modello valenziale è un modello che nasce eh, alla metà del secolo scorso. La pubblicazione diciamo, dell'opera eh, principale, capitale diciamo, di, questa, eh, di questo modello è l'opera Elementi di sintassi strutturale del 1959 di eh, Tenier, che è un linguista francese. In realtà nasce in un contesto poi di studio delle lingue classiche. Il focus di Tenier era quello di eh, costruire eh, frasi corrette eh, nelle lingue classiche. Ecco. E, lo studio, poi appunto, di, del modello proposto da Tenier, perché poi la sua opera uscì postuma ha raccolto in Italia già a partire dagli anni 70, appunto, eh, l'interesse di molti studiosi, tra cui eh, Francesco Sabatini. L'opera di Tenier fino al 2001 non ha avuto una traduzione italiana, nonostante eh, fosse diffusa anche a livello accademico, e anche la traduzione che ha avuto curata dal latinista eh, Germanio Proverbio è una traduzione un po' ridotta, diciamo, anche perché l'opera originale era un'opera molto sostanziosa raccoglieva quasi gli studi insomma fatti nell'arco di una vita eh, francesco sabatini ha ripreso questo modello il modello appunto valenziale ehm, riportandolo nella lingua italiana e soprattutto cosa molto vincente come vedremo nella didattica ehm, nella didattica appunto dell'italiano e non solo ha introdotto i grafici radiali Sabatini, cioè ha proposto una grammatica visiva. Eh, attraverso questi schemi, lui propone una rappresentazione dei rapporti eh, sintattici del verbo e dei suoi elementi. Eh, il modello valenziale, come vedremo, negli ultimi anni ha trovato anche nei libri di testo, come forse vedete, eh, sempre più spazio. Okay. Il problema a volte è che insomma, ci sono sempre resistenze da anche da parte nostra come insegnanti di eh, adottarlo o conciliarlo con eh, una grammatica diciamo, a cui siamo più abituati e di stampo forse un pochino più tradizionale. Eh, ora, appunto, addentrandoci un pochino più negli aspetti tecnici, vedremo tutte le potenzialità di questo modello e anche la possibilità di affiancarlo. Ehm, un, alla grammatica, diciamo una grammatica più vicina eh, a quella tradizionale, che spesso anche troviamo nei libri, cioè come possiamo ecco, affiancare eh, queste due prospettive. Lascio quindi la parola alla mia collega Sara, e lo schermo. Grazie. Salve a tutti. Adesso tocca a me parlare. Condivido io lo schermo e eh, riparto da eh, il punto in cui è, eh, si è fermata la eh, nostra eh, collega Alessia. Mm. Ha interrotto la condivisione Alessia, scusami. Eh, sì, io ti vedevo il tuo schermo prima. Sì. Ok, si vede. Sì, ma non riesco a... Benissimo. Allora, scusatemi. Allora, riparto, benissimo. Eccomi, io adesso vi parlerò invece della... Uh, mi addentrerò un po' di più. Proprio nella uh, grammatica valenziale, in quel modello valenziale di cui ha parlato uh, Alessa Cecconi. Allora, um, io riprendo uh, Tesnier, riprendo un'affermazione um, un che Tesnier, eh, appunto, fa nella sua opera, che è quella di dove afferma che la frase è una sorta di dramma in miniatura. È una piccola rappresentazione in cui il verbo crea la scena legandosi ad attori che partecipano all'evento. Quindi eh, il verbo è l'elemento essenziale di ogni frase e la frase è una rappresentazione. Tutto questo eh, ruota intorno al concetto di valenza, di valenza del verbo. Ogni verbo ha eh, questa caratteristica, cioè di avere una valenza, ovvero la valenza del verbo è la proprietà che il verbo ha di attrarre a sé un numero sufficiente e necessario di argomenti per rappresentare la propria scena e per esprimere un concetto compiuto, quindi diciamo per esprimere al meglio il proprio significato. Ehm, è chiaro che il concetto di valenza è ripreso dalla chimica. Ed è stato proprio Tesnier a riprenderlo dalla chimica, perché nella sua opera lui parlava di verbo come un atomo, un atomo munito di uncini. Con questi uncini eh, prendeva e eh, si univa a degli attanti, che sono quelli che noi chiamiamo argomenti, proprio per completare appieno il proprio significato. Abbiamo detto che in base alla valenza del verbo noi possiamo, catalog possiamo proprio catalog catalogare il verbo e quindi andiamo da verbi zero valenti a verbi tetrovalenti e sono quelli che adesso andiamo a vedere. Innanzitutto verbo zero valente, questi verbi. Eh, questi verbi definiti zero valenti, sono i verbi che si bastano da soli, sono i verbi che non hanno bisogno di alcun argomento per completare il proprio significato e quindi, eh, come vedete in questa slide, sulla base della rappresentazione che noi eh, vi proponiamo e che eh, è doveroso dire è ripresa naturalmente dal eh, professor Francesco Sabatini e quindi noi vi proponiamo la, eh, lo schema radiale tipico della... Di, del professor Sabatini, noi vediamo qui un verbo rappresentato all'interno di un cerchio rosso, eh, all'interno di un'ellisse, eh, un'ellisse rossa in cui viene scritto nucleo. Ecco, questa è la frase nucleare. La frase nucleare, cioè il nucleo della frase, sta dentro questa ellisse di colore rosso e in questo caso la frase nucleare è composta dal solo verbo nevicare. Il verbo nevicare, come tutti i verbi atmosferici, è un verbo zerovalente, è un verbo che rappresenta una scena da solo e che quindi non ha bisogno di nessun argomento per, eh, per completare il proprio significato. Andiamo avanti, andiamo a vedere i verbi invece monovalenti, cioè quei verbi che per completare appieno il proprio significato hanno bisogno di un argomento. Eh, qui abbiamo la frase il cane abbaia, dove eh, il verbo abbaiare si lega attraverso questa linea rossa ad un argomento che in questo caso è rappresentato in un cerchio blu alla sinistra del verbo ed è eh, l'argomento che noi chiameremo argomento soggetto. Ancora una volta la frase nucleare è composta dal solo verbo unito all'argomento soggetto perché qui siamo di fronte ad un verbo monovalente, un verbo che ha bisogno di un solo argomento. Sono verbi monovalenti, il verbo abbaiare, miagolare, piangere, ridere, e tutti questi verbi appunto eh, necessitano di un solo argomento, dell'argomento soggetto. Andiamo ancora avanti. E ci troviamo di fronte a una slide che ci presenta i verbi bivalenti. Questa volta abbiamo due rappresentazioni di frase nucleare. Una prima frase sulla sinistra dove eh, il verbo lavare si lega sempre con un tratto rosso a due argomenti. Sulla sinistra abbiamo sempre l'argomento soggetto in un cerchio blu. Sulla destra abbiamo un argomento che chiameremo argomento oggetto in un cerchio di colore celeste. Anche a destra abbiamo una frase nucleare composta da un verbo bivalente, il verbo tornare. Anch'esso ha bisogno quindi di due argomenti per completare il proprio significato. Abbiamo l'argomento soggetto Luca, alla sinistra in un cerchio blu, abbiamo l'argomento Roma in, in un cerchio celeste alla sua destra. Anche questa volta lo eh, definiamo un argomento oggetto. Che differenza c'è però? Nello schema radiale salta subito all'occhio. Nella frase eh, alla nostra destra, nel, eh, sopra la, il segmento rosso di collegamento tra il verbo e l'oggetto, eh, l'argomento oggetto, oggetto c'è cioè un pallino nero e sopra abbiamo la preposizione da. Questa è la prima grande differenza tra il verbo lavare e il verbo tornare. Entrambi sono verbi bivalenti, ma mentre il primo regge un oggetto diretto, il secondo regge un oggetto indiretto e il fatto che questo legame è un legame non diretto lo si evince proprio dal fatto che è interrotto da questo pallino nero su cui posizioniamo la preposizione. Questo è un modo molto semplice anche per spiegare ai nostri alunni la differenza tra verbi transitivi e verbi intransitivi. Tutte le volte che rappresento in uno schema radiale una frase nucleare e il verbo si lega in modo diretto ad un oggetto, ecco che quel verbo sarà uh, un verbo transitivo. Se andiamo avanti, la stessa di, mh, distinzione la troviamo anche nei verbi trivalenti. Questi verbi sono verbi che hanno bisogno di tre argomenti per completare il proprio significato e quindi um, sono verbi con un complemento, un, um, un argomento soggetto sempre alla loro sinistra, rappresentato in un cerchio blu, e poi due... Uh, argomenti oggetto. Ma mentre nel primo caso il verbo dare con il quale abbiamo creato la frase la mamma ha dato dei compiti agli alunni è un verbo transitivo e quindi per completare il proprio significato ha bisogno di un oggetto diretto che in questo caso è dei compiti e un oggetto indiretto che in questo caso è agli alunni, il verbo andare Troviamo invece nella seconda frase nucleare: essendo un verbo intransitivo, si completa con due argomenti oggetto indiretti da Roma e a Milano. Ancora una volta, per i nostri alunni sarà semplice capire che il primo è un verbo transitivo e il secondo è un verbo intransitivo perché nel primo appunto rappresentandolo vedo subito che è un oggetto diretto e tutte le volte che un verbo si completa unendosi ad un oggetto diretto, come in questo caso dei compiti, ecco che eh, sarà un verbo transitivo. Per concludere facciamo vedere un esempio di verbo tetravalente, un verbo che ha bisogno di quattro argomenti per completare il proprio significato e eh, sono pochi nella lingua italiana i verbi tetravalenti, sono verbi per lo più, eh, sono quei verbi che iniziano con tra, quindi tradurre, traslocare, trasportare e sono verbi che hanno bisogno per completare il significato di quattro argomenti. Argomento soggetto, Maria, argomento oggetto diretto traduce il testo e due argomenti oggetti indiretto, che sono eh, dal latino al greco. Quindi eh, tutti i verbi eh, della lingua italiana, se vengono catalogati sulla base della loro valenza, sono verbi che possono andare da verbi zerovalenti, come verbi atmosferici, a verbi tetravalenti. Quindi eh, le frasi nucleari sono composte al massimo dal verbo più quattro eh, argomenti che vanno a completare il significato appunto del verbo stesso. Adesso eh, insieme ad Alessia avevamo pensato ad alcune attività che vi volevamo proporre, ad attività didattiche che vi volevamo proporre, che potrebbero essere fatte con i nostri alunni mh, dopo appunto aver presentato il concetto di valenza verbale. E sono attività abbastanza semplici, ma anche abbastanza divertenti a nostro avviso, che, ehm, che però sono mh, adatte sia alla scuola primaria che ai primi anni della scuola secondaria di primo grado e che però hanno una caratteristica, eh, uniscono al canale eh, verbale e al canale eh, visivo. Il canale visivo naturalmente è quello che noi stimoliamo nei nostri alunni attraverso la rappresentazione della frase negli schemi radiali eh, che abbiamo appena visto. Ecco, a questi due eh, canali, eh, a questi due eh, modi di apprendere, possiamo unire un ulteriore canale che è quello cinestetico, cioè fare apprendere i nostri alunni anche attraverso il loro corpo. Del resto sappiamo che l'apprendimento, se avviene attraverso più canali, è un apprendimento che rimane nel tempo, è un apprendimento che, si, eh, che diventa più stabile. E quindi mh, vi proponiamo due attività proprio che hanno bisogno del corpo dei nostri alunni per essere svolte. La prima attività è eh, un'attività che noi abbiamo chiamato drammatizziamo ed è un'attività che riprende un po' quello che abbiamo detto. Su, eh, su quanto scriveva Tesnier nella sua opera, ovvero che la frase è un, una rappresentazione. Ecco, noi eh, chiediamo ai nostri alunni di mettere in scena alcuni verbi. Quindi noi prendiamo un nostro alunno, chiediamo al nostro alunno di diventare un regista, di diventare un verbo, ma un verbo che agisce, fa il regista, e di mettere in scena alcuni verbi. Per esempio, si chiederà a un alunno di mettere in scena il verbo dare. E chiederemo all'alunno di metterlo in scena utilizzando il numero di attori essenziali, ma necessari affinché questa rappresentazione sia chiara. Eh, gli attori possono essere persone, quindi i suoi magari compagni di classe, ma anche oggetti. Ecco che allora il nostro alunno, magari eh, per mettere in scena il verbo dare, eh, prenderà due alunni, per esempio Mario e Luca. E prenderà una penna e metterà in scena mh, la frase Mario dà una penna a Luca. A questo punto noi facciamo riflettere gli alunni sul numero di attori utilizzati per mettere in scena questo verbo dare, gli attori c'è cioè, chi dirà sono due perché sono Mario e Luca. Allora a questo punto diremo che un attore importante è anche l'attore inanimato, rappresentato dalla penna. Quindi gli attori sono tre. Sì, perché il verbo dare è un verbo trivalente, è un verbo che ha bisogno di tre argomenti per completare il proprio significato. E così eh, possiamo andare avanti con altri verbi e riflettere appunto insieme ai nostri alunni sulla valenza dei verbi che noi proponiamo loro di mettere in scena. Un'altra attività che coinvolge sempre il corpo è quella che noi abbiamo definito parole in movimento, ed è un'attività eh, interessante che viene fatta a gruppi: noi dividiamo la classe in gruppi, in gruppi di cinque elementi, e ad ogni alunno diamo un ruolo, un ruolo che corrisponde ad un elemento della frase nucleare. Avremo un alunno che corrisponde al verbo, un alunno che corrisponde al soggetto e eh, tre alunni che corrispondono uno ad un oggetto diretto e gli altri due all'oggetto indiretto. A questo punto leggiamo una frase ad alta voce e chiediamo agli alunni di posizionarsi secondo l'ordine logico della frase. Per esempio leggo la frase La mamma cucina la torta. A questo punto i miei alunni... Innanzitutto saranno uh, uh, tre gli alunni che dovranno intervenire, che si dovranno posizionare e avremo uh, l'alunno che rappresenta il soggetto all'inizio, poi... L'alunno che rappresenta il verbo al centro e poi l'alunno che rappresenta l'oggetto diretto accanto al verbo. E anche qui ragioneremo sulla varenza di questo verbo. E lo possiamo fare con tante frasi. Molto carino è farlo con alcune frasi che sono un po' provocatorie anche per i nostri alunni, insomma, frasi un po', un po difficili, un po che però fanno riflettere. Per esempio, con la frase mi piace il gelato. Tele volte che noi l'abbiamo proposto nelle nostre classi si genera un po' il caos perché, ok, allora piace il verbo, bene, mi metto qui, fermo al centro, ma accanto a me, al posto del soggetto, chi ci sta, mi, no, mi, no, però piace a me, quindi il soggetto io, io sono il soggetto, no, però io, io piace, no, non va bene, allora qual è il soggetto? E lì appunto possiamo discutere con i nostri alunni perché qui il soggetto è il gelato. È gelato perché concorda con il verbo piace e perché non è mi e così via. Quindi appunto è un modo eh, per far apprendere ai nostri alunni utilizzando il corpo, utilizzando però anche sì un aspetto ludico eh, de della didattica, ma sicuramente anche poi un modo per ragionare su alcune questioni della grammatica che sono anche, voglio dire, insomma, difficili, complesse. Adesso eh, continuo soffermandomi in particolar modo sul verbo, cioè su ciò che si mette all'interno di quel eh, cerchio rosso che come avete visto eh, negli schemi radiali eh, appunto del de professor Sabatini si trova al centro del nucleo, al centro della frase nucleare. Perché ci si concentra sul verbo? Perché è chiaro, il verbo è l'elemento essenziale della frase. Non c'è frase senza verbo. Noi abbiamo bisogno dei verbi per pensare, comunicare, agire ed è quindi dal verbo che parte il modello valenziale nell'analisi della frase. Nella lingua italiana ci sono circa 10.000 verbi, ma spesso non sono sufficienti e quindi dobbiamo ricorrere a espressioni verbali fatte dall'unione di parole diverse, per esempio verbi che si uniscono ad altri verbi o verbi che si uniscono a nomi, aggettivi, avverbi, proprio perché la lingua italiana è ricca e quindi eh, il verbo è essenziale e, 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 ed è anche a volte compare in forme diciamo un po' non consuete. Quindi cosa inseriamo all'interno di quel cerchio rosso che sta al centro del nucleo della frase, al centro della frase nucleare? Partiamo da eh, frasi nucleari fatte con verbi modali e aspettuali. Come vedete all'interno di questi cerchi rossi, di queste due frasi che vi sto proponendo, non abbiamo un verbo solo, ma abbiamo il verbo eh, principale della frase, cucinare nel primo caso, piovere nel secondo, ma unito a ehm, altri verbi, altri verbi che stanno davanti a questo infinito e che servono a... Ehm, a descrivere qualcosa. Nel primo caso abbiamo il verbo volere, che è un verbo appunto modale, mh, chiamato anche verbo servile. I verbi modali sono quei verbi che aggiungono al contenuto della frase una valutazione sul grado di realtà, possibilità, necessità e abitudinarietà eh, dell'evento espresso dal verbo principale. In questo caso, come ho detto, il verbo principale è cucinare. Naturalmente all'interno del cerchio rosso, di questo cerchio rosso che rappresenta il verbo della frase nucleare, eh, eh, ci deve stare sia il verbo volere sia il verbo cucinare, non possiamo eh, separarli. Rappresentano un unico predicato verbale, se vogliamo utilizzare una dicitura, la dicitura della grammatica tradizionale, rappresentano un'unica unità verbale che deve stare insieme all'interno di, di questo cerchio rosso. Stessa cosa per quanto riguarda eh, il verbo eh, aspettuale che invece troviamo nell'altro esempio. I verbi aspettuali, eh, ricordo, descrivono l'aspetto, cioè il modo di svolgersi di un evento nel tempo. In questo caso abbiamo appunto stare per, sta per piovere. Come vedete è rappresentato solo dal verbo, perché piovere è un verbo zero valente e quindi non, non ha bisogno di altri argomenti, però all'interno di questo cerchio rosso non troviamo solo il verbo piovere, ma anche questo verbo aspettuale, anche detto fraseologico, che appunto ci dà l'idea di un'azione che sta per iniziare, di un evento che sta per iniziare. Stessa cosa per quanto riguarda i verbi causativi. I verbi casuativi sono quei verbi come fare e lasciare, che, quando accompagnano altri verbi, indicano che qualcuno o qualcosa provoca l'azione di qualcun altro, azione che è naturalmente descritta dal verbo principale. Qui l'azione è l'azione del riparare, ma. Insieme al verbo principale riparare troviamo anche questo verbo causativo ha fatto. Nella frase Luca ha fatto riparare la macchina al meccanico. Ancora una volta all'interno del cerchio rosso non ci sta solo il verbo principale, ma ci sta tutta l'espressione verbale. Tutta l'espressione verbale è, ha fatto riparare. E andiamo adesso ad analizzare invece i verbi supporto. Uh, come ho detto poc'anzi, a volte uh, si, i verbi si uniscono ad altre parole, eh, ma eh, rimangono verbi e, e non possiamo separarli in un'analisi eh, sintattica della frase. Eh, se prendiamo la frase il bambino fa un sorriso alla mamma, non possiamo dire che il verbo, l'unità verbale è fa e un sorriso è un oggetto diretto, perché in realtà fa un sorriso, è un'espressione verbale in cui il verbo fare si unisce ad un nome, in questo caso sorriso, ma eh, per eh, rappresentare in realtà un verbo che nella lingua italiana esiste ed è il verbo sorridere. Quindi è sinonimo di sorridere in un certo senso e quindi è un'unica unità verbale e non posso dividerla. Quindi all'interno del cerchio rosso ecco che trovo tutta l'espressione fa un sorriso. Come nella frase accanto mia sorella ha ficcato il naso nei miei cassetti, questa espressione verbale, che, che questa volta è un'unità verbale di tipo figurato, è un'espressione idiomatica, è un'espressione che nella nostra lingua significa curiosare. Ecco che allora, proprio perché come significato ha il significato di un vero e proprio verbo, che è il verbo curiosare, ancora una volta non posso eh, separare il verbo avere, avere ficcato, da naso, devo tenerlo tutto insieme all'interno del famoso cerchio rosso del verbo, proprio perché eh, qui eh, l'unità verbale è ficcare il naso, che è bivalente, bivalente perché eh, regge per completare il proprio significato un argomento soggetto e un argomento oggetto. <ride> Concludo parlando di, eh, quello, eh, di quelli che sono i verbi copulativi di quello che noi definiamo generalmente come predicato nominale, il famoso predicato nominale fatto dal verbo essere in funzione di copula unito a un aggettivo o a un nome. Ancora, mh, anche questa volta, laddove ho un'unità verbale nominale, come nella frase Paolo è stanco, l'unità verbale è... Eh, è tutta insieme all'interno del cerchio rosso, quindi l'unità verbale è composta dal verbo copulativo essere unito all'aggettivo stanco che serve per dare un significato a questo verbo copulativo, ma stanno insieme dentro questo cerchio rosso perché sono un'unità verbale unica, in questo caso un'unità verbale monovalente, perché infatti per completare il proprio significato basta che eh, l'unità verbale è stanco si unisca a l'argomento, soggetto. Naturalmente parlare di eh, copula significa anche parlare dei famosi verbi copulativi, come il verbo sembrare, diventare, divenire. Ancora una volta questi verbi si uniscono ad aggettivi, nomi o pronomi e eh, dentro il cerchio rosso naturalmente eh, troviamo sia il verbo sembrare sia l'aggettivo che stanno dentro questo, questo cerchio rosso perché rappresentano un'unica unità verbale, un'unità verbale nominale, un'unità verbale composta dal verbo copulativo e dall'aggettivo, in questo caso stanco, ma che devono stare insieme, rappresentano un unico verbo. Quindi il verbo della frase nucleare in questo caso è sembra stanco, che si unisce all'argomento soggetto Paolo. E all'oggetto indiretto mi per completare il proprio significato, e quindi la frase nucleare sarà Paolo, mi sembra stanco. Concludo prima di, eh, di restituire la, la parola ad Alessia, eh, cioè, cercando di eh, spiegare il perché noi oggi vi proponiamo e vi parliamo del modello valenziale. Perché noi ormai da anni portiamo questo modello valenziale nelle nostre classi, sicuramente perché è un modello a nostro avviso vincente, è un modello che eh, rende un po' più simpatica diciamo, la, la disciplina definita grammatica. Eh, e innanzitutto perché è un modello. È un modello, come diceva Alessia precedentemente, parlare di modello significa parlare di qualcosa che ha una valenza scientifica. Il modello valenziale è un modello ed è in quanto modello è scientifico, è rigoroso e al contempo efficace. E perché questo? Innanzitutto perché è un modello semplice che eh, spiega come eh, la frase si costruisce da un punto di vista semantico ma anche da un punto di vista sintattico, perché naturalmente c'è una connessione strettissima tra sintassi e semantica in questo modello, e eh, distinguendo tra elementi essenziali e facoltativi. Come aveva già detto Alessia, si basa su un approccio induttivo, che è l'approccio che come vedremo tra poco uh, nelle slide che vi farà vedere Alessia, è quell'approccio che ci viene richiesto dalle indicazioni ministeriali ed è quindi un approccio che favorisce la riflessione metalinguistica. E inoltre, eh, spero di aver chiarito bene, che eh, usa canali diversi. Vi ho fatto vedere che utilizza il canale viso-percettivo utilizzando gli schemi radiali e quindi eh, rappresentando la frase, facendo vedere ai nostri alunni la frase, quella cosa che loro generalmente conoscono soltanto dal punto di vista verbale, perché o la dicono o la scrivono con parole eh, l'una eh, dopo l'altra. Invece in questo modo la rappresentano, la disegnano e quindi per loro rimane più eh, semplice. Oltre a questo, un breve cenno al fatto che il modello valenziale è un modello inclusivo, è un modello quindi che nelle nostre classi è utile anche per la didattica eh, per alunni BES e in particolar modo per la didattica per apprendenti italiano L2. Sarà che noi insegniamo nella provincia di Prato, il numero di studenti stranieri nelle nostre classi è molto alto e abbiamo visto che almeno fino a un certo livello questo modello valenziale aiuta i nostri studenti che apprendono l'italiano come eh, lingua eh, seconda. Innanzitutto perché eh, segmenta la lingua in parti significative grazie alla rappresentazione grafica e ai colori. Poi perché eh, si presta anche a un lavoro sul lessico, per esempio quando parliamo di frasi nucleari composte da verbi che però possono avere accezioni diverse e quindi possono cambiare anche la, la valenza. E, e infine è un modello che è centrato sulla frase e sappiamo bene che la frase è l'unità della comunicazione e quindi l'elemento fondamentale nella didattica delle lingue. Adesso, dopo questa mh, diciamo veloce <ride> presentazione della valenza del verbo e del modello valenziale, do nuovamente la parola ad Alessia che ci porterà un po' più dentro alla normativa e ci farà vedere come questo modello valenziale si coniuga anche con la normativa di riferimento eh, della scuola. Prego Alessia. Tolgo la condivisione. Eccoci. Allora, ricondivido lo schermo. E metto aspettate in modalità presentazione. Ok. Allora, Sara appunto si è addentrata un po' negli aspetti più tecnici della, insomma, del modello valenziale. Mm. Eh, ovviamente lei oggi si è soffermata sulla parte della frase nucleare. Eh, dedichiamo il secondo webinar invece alla parte di quello che sta fuori il nucleo, cioè ehm, i circosta, quelli che si chiamano circostanti ed espansioni. Eh, per un fatto di tempistica, diciamo, abbiamo diviso così eh, l'argomento e volevamo concludere oggi con la normativa di riferimento, cioè cosa ci chiedono i documenti normativi ministeriali. Perché spesso, eh, al di là appunto della creatività didattica e anche poi dell'efficacia delle sperimentazioni, eh, però dobbiamo appunto eh, fare anche riferimento a quello che ci viene chiesto eh, dai documenti ufficiali. Per il primo ciclo eh, le indicazioni nazionali del 2012, poi riconfermate e aggiornate con piccole modifiche nel 2018, eh, ci guidano ecco, e leggendole attentamente eh, ci rendiamo conto che la direzione in cui eh, ci invitano ad andare e ci guidano è proprio quella eh, di un modello scientifico tipo il modello valenziale. Nelle indicazioni ehm, nazionali del 2012 non, non troviamo un riferimento esplicito al modello valenziale. Troviamo però un riferimento a un modello: ciascun insegnante il libro è libro di scegliere un modello. Questo è detto anche nel, nel quadro in valzi. Eh, e quindi. Eh, l'invito è quello di una proposta, grammaticale, una proposta diciamo, di grammatica attiva infatti si parla anche di riflessione della lingua o grammatica esplicita nelle indicazioni eh, nazionali appunto nella normativa di riferimento eh, per italiano troviamo proprio appunto qui ho riportato e mi soffermo un attimo a leggere perché sono molto significative l'insegnante deve condurre l'allievo verso le forme di grammatica esplicita e sceglierà il modello grammaticale di riferimento che gli sembra più adeguato ed efficace. Quindi ci invitano a scegliere un modello, cioè qualcosa di scientific scientificamente provato e eh, ritornando appunto all'idea di modello, è uno schema appunto teorico eh, che si basa sull'osservazione di dati per quanto riguarda la lingua, sull'osservazione della lingua. Anche questa cosa della grammatica esplicita ritorna più volte, sia nei traguardi di competenza del, delle varie classi della primaria che della secondaria di primo grado, proprio perché si fa riferimento quasi a una riflessione metacognitiva sulla lingua. Come apprendenti italiano, eh, diciamo come parlanti di italiano L1, eh, la grammatica per certi livelli della comunicazione è già implicita, quindi. La riflessione sulla lingua dovrebbe servire a tirar fuori queste str le strutture profonde che comandano la lingua. Per gli apprendenti invece italiano L2 il discorso è lo stesso, però la grammatica valenziale, a nostro avviso per le motivazioni dette da Sara, si presta anche ad un lavoro eh, stratificato in classi plurilingue. Eh, continuano ancora le indicazioni nazionali. La riflessione sulla lingua, spesso usa questo termine, lo preferisce a grammatica, deve essere condotta in modo induttivo, quindi dall'osservazione dei dati alla ricerca della regola e senza un'introduzione troppo precoce della terminologia specifica. Deve sviluppare le capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare, di indurre e dedurre utilizzando di fatto un modello scientifico. Quindi ci parlano chiaro e sono coerenti con quello che il modello valenziale propone. Eh, ancora, negli obiettivi al termine della classe terza della scuola primaria, si parla di riconoscere tra gli obiettivi di apprendimento se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. È un altro modo per parlare di frase minima come verbo ed elementi necessari a completare diciamo, il significato del verbo. Negli obiettivi sempre al termine della classe quinta della scuola primaria, a riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice, la cosiddetta frase minima, predicato, soggetto, a altri elementi richiesti dal verbo. Al di là appunto della terminologia specifica o modello da un altro, però, eh, il concetto eh, di frase minima, appunto, che parte dal verbo, lo ritroviamo chiaramente anche nelle indicazioni nazionali. Eh, soprattutto anche un'altra cosa che appunto abbiamo messo in eretto perché ci ha colpito è questo invito a non indugiare troppo diciamo, nella, o, e a non concentrarsi troppo sulla terminologia specifica e cercando un po' anche nelle indicazioni eh, per i licei, quindi siamo nella scuola secondaria di secondo grado, anche lì eh, me l'ero appuntato appunto perché eh, poi non l'ho messo nelle slide, però eh, c'è un specifico riferimento. A non indulgere in minuziose tassonomie riducendo, gli aspetti, riducendo la grammatica ad aspetti nomenclatori. Cioè, quindi lavorare sulla eh, riflessione, insegnare e lavorare sulla categorizzazione senza eh, diciamo, soffermarsi troppo sulle classificazioni eh, eh, di per sé diciamo poco produttive. Eh, per quanto riguarda la scuola primaria, ecco un'altra cosa che volevo, su cui volevo soffermarmi, le indicazioni nazionali del primo ciclo parlano appunto di, ehm, negli obiettivi, parlano di frase semplice, quindi di lavorare all'interno della frase semplice. Eh, negli istituti comprensivi, appunto nella stesura di un curriculum verticale, ehm, Ben eh, si presta diciamo, per la suddivisione e l'organizzazione del lavoro nel curricolo verticale della grammatica, anche nel, della, gra, della grammatica valenziale, nel concentrarsi negli ultimi anni della scuola primaria sulla frase semplice per poi riprenderla il primo anno. Della scuola secondaria di primo grado e poi passare alla frase ecco complessa. Quindi anche nelle indicazioni nazionali troviamo anche una suddivisione degli argomenti per creare una sorta di curriculum verticale anche tra gli ordini di scuola del modello valenziale. No. Il quadro in Valsi per le prove di italiano del 2013 e anche in quelli successivi. Anche qui troviamo dei riferimenti diciamo, che ehm, concordano con le, con le indicazioni nazionali e con questo tipo eh, di grammatica. Infatti c'è scritto per la descrizione delle lingue si fa riferimento oggi a una, a una pluralità di modelli teorici, ai quali corrispondono diversi orientamenti nell'insegnamento della grammatica. Questa pluralità di proposte comporta anche la mancanza di una terminologia unitaria. Non essendo tuttavia compito degli invalsi, indicare un modello da privilegiare rispetto ad altri si è scelto nella formulazione delle domande di fare riferimento, in linea di massima, ai contenuti più noti e condivisi, introducendo però anche alcuni contenuti innovativi, più assodati nel mondo della ricerca. Questo ci dovrebbe tranquillizzare perché gli invalsi, insieme diciamo a tutta la prospettiva della scuola, punta alle competenze, quindi... Qualsiasi sia il modello di riferimento, purché adottiamo un modello scientifico, al di là di questioni terminologiche, però l'obiettivo e le competenze sono sempre quelle. La frase minima nel quadro di riferimento degli invalsi è definita una frase costituita dal verbo e da tutti i suoi argomenti, cioè complementi necessariamente richiesti dal suo significato. Inoltre, lo stesso documento invita a descrivere i fenomeni grammaticali e ad accedere ad un approccio ai fatti di lingua scientifico piuttosto che normativo. Quindi anche la normativa di riferimento sembra andare nella stessa direzione di un approccio del metodo valenziale o comunque di un approccio fondato su un modello, cioè su un qualcosa di scientifico che privilegia eh, diciamo, l'approccio induttivo e privilegia diciamo, una eh, riflessione sulla lingua. Qui alcuni esempi di prove in valse degli scorsi anni. Abbiamo scelto delle domande appunto, che possono appunto, ri... essere esemplificative di questa direzione eh, che anche le prove nazionali stanno prendendo. Infatti, in una classe seconda del 2015-2016 c'è proprio un esercizio su frase completa o incompleta, che è un modo per dire se una frase... Eh, come dire, c'è una valenza, eh, cioè se il verbo satura la sua valenza o no, indica quale delle seguenti espressioni sono già frasi complete e corrette, quindi le frasi corrette sono anche complete, cioè frasi sul modello valenziale, si direbbe, dove la valenza è saturata e rispettata e quali hanno bisogno di essere completate. Giorgio ha visto chiaramente incompleta, il mio amico ha comprato un'altra chiaramente incompleta, l'anno scorso siamo stati un'altra incompleta, Anna sbadiglia invece, è una frase completa perché sbadigliare è un verbo monovalente, Marco telefona tutti i giorni alla nonna completa, Luca dice sempre incompleta. La classe quinta invece, del, dello stesso anno, scegli fra le quattro alternative. Quella che completa il senso del verbo nella frase seguente. La zia ha messo, quindi anche qui si tratta di nel rispondere di andare a eh, vedere qual è la valenza del verbo mettere e a trovare l'opzione in cui la valenza è rispettata. Il più piccolo dei suoi figli, la torta al cioccolato, i panni nella lavatrice, nel cassetto del comodino. E quindi chiaramente la C, insomma ancora della scuola secondaria. Qui siamo anno 2012-2013, anche qui si parla di frasi complete o incomplete e qui dice quale delle seguenti frasi è completa, cioè contiene tutte le informazioni richieste dal verbo regalare. I nonni di Anna hanno regalato un telefonino, i nonni hanno regalato un telefonino alla nipote, che è quella corretta, i nonni hanno regalato l'ultimo modello di telefonino, i nonni hanno regalato ad Anna la loro nipote. Regalare è un verbo appunto eh, trivalente e l'opzione giusta appunto è probabilmente la, ehm, la C. Nella prima infatti man manca a chi viene regalato, nella B manca... Ehm, nella B è quella giusta, se no c'è cioè il soggetto, l'oggetto diretto e l'oggetto indiretto. Nella C manca la persona a cui si regala e nella, nella D manca il cosa. Spero di non essermi confusa. Ecco. Sempre nella secondaria di secondo grado, ancora, quindi salendo anche di ordine. In quale di queste frasi sono presenti tutti gli argomenti del verbo? Anche qui è sempre una domanda, ci insiste molto l'invalsi sulla valenza verbale, cioè elementi obbligatoriamente richiesti dal verbo. A tutti noi dissero con molta chiarezza, la signora prese delle sue, dalla sua borsetta ma tal cosa, questo problema vi riguarda tutti, molti dei partecipanti sono diventati l'opzione giusta è la C, negli altri mancano evidentemente degli elementi, eh, la cosa quindi che possiamo ritrovare è come questo aspetto appunto della frase minima, qui detto in altre parole perché l'invalse appunto eh, cerca una terminologia unitaria come ha dichiarato e non eh, privilegia un modello rispetto a un altro, però è un modo diverso per affrontare il tema della valenza. Il, quindi qui si parte sia dalla, dalle prove in invalse della primaria fino alle prove della secondaria tutte vanno in questa stessa direzione in alcuni manuali si trova a volte che è un, diciamo una terminologia intermedia complementi necessari e non necessari che questa è un come dire è una scelta, ecco, terminologica. La grammatica valenziale parla di argomenti, e come vedremo poi l'altra volta, circostanti ed espansioni fuori dal nucleo. Gli argomenti sono eh, gli elementi necessari per eh, completare il verbo nel suo significato e quindi che vanno nella frase nucleare e vanno a formare la frase minima. Eh, qui, eh, in questa slide conclusiva, c'è solo una bibliografia essenziale, eh, ci sono ovviamente molti testi del professor Sabatini eh, che ha, insomma, ha aperto un po' aperto un po' questa strada per l'italiano, molti anche di Maria Giuseppa Loduca, eh, il suo testo insomma è ormai datato del 2004 ma in realtà è attualissimo perché c'è questa, molti di voi lo conosceranno, insomma esperimenti eh, grammaticali, eh, presenta appunto questo metodo induttivo, non c'è un'aderenza una, un lì. Ehm, proprio al modello grammaticale, ma la metodologia è scientifica, quella di presentare la grammatica appunto come scoperta, attraverso l'osservazione dei dati linguistici. Ehm, altri testi di riferimento, che sono stati insomma anche per noi, l'ultimo è recentissimo, pubblicato da poco, è un progetto um, appunto a cura di Loredana Camizzi, dell'Indire, che, che riporta i dati di una ricercazione che è durata tre anni, svolta in alcune scuole, sulla grammatica ecco, valenziale, quindi molto interessante perché ci dà ehm, non solo ehm, degli aspetti teorici, ma anche proprio dei, ci sono dei risultati pratici monitorati appunto dall'indire nelle classi campione. Ecco, io diciamo per questa prima, primo webinar. Ho concluso, sicuramente mi sarò dimenticata alcune cose. Forse non sarò stata chiara ho completa in tutto, però insomma, se poi ci sono domande, più eh, che allora, volentieri. Eccoci qua. Devo mi... la condivisione. Sì. Anche perché hai appena dato la tua email a 3000 docenti che potrebbero scriverti domani, quindi. <ride> Va benissimo, <ride> <ride> siamo pronte. <ride> sono, siamo state anche quasi puntualissime. Abbiamo sì, tre puntualissime, minuti. Puntualissime, sì, Bravissime. infatti dovete sapere, cari. <ride> per chi ci segue da casa dovete sapere che con Sara e con Alessia abbiamo questo tono molto informale e le ringrazio per questo perché per la competenza e professionalità che hanno, per me, ripeto, è un privilegio. Sara non l'ho detto, ma insegna nella scuola secondaria di primo grado ed è dal 2019 comandata presso l'Accademia della Crusca, dove si occupa delle attività afferenti all'ufficio Crusco Scuola. E entrambi svolgono, eh, grazie, hanno, fanno corsi sull'educazione linguistica. Grazie alla specializzazione in insegnamento italiano L2. Alessia è un'insegnante di secondario e primo grado, ha svolto il ruolo di tutor, ha pubblicato tantissimo, tra cui entrambe ci hanno aiutato a fare la nostra sezione di Valenziale nel libro Parlo Facile, che lo trovate appunto messo il link. Allora, Sara ed Alessia, domande ne ho veramente molte, non me l'aspettavo. aspettavo, anche Fa perché... Mi... No, no, che non me le ecco. Cominciamo da una poi. Oh, okay. con Cominciamo capo. da una, basta, poco Bene. tempo, via, andiamo. Secca, così. Uh, Qualcuno le riassume, mi scuso già con le molte docenti che ci hanno, ci hanno scritto perché non potremo farle tutte. Allora, Valeria, il treno va a Milano, è una frase minima, no? Cioè, una frase minima? No, punto di domanda. Quindi andare non ha sempre bisogno di tre argomenti. No. Allora, posso rispondere io, Alessia? Sì, 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 sì. Benissimo. Allora, eh, naturalmente, quando parliamo della valenza del verbo, eh, dobbiamo anche essere consapevoli che la valenza cambia in base alla, eh, al tipo di messaggio che vogliamo trasmettere. Eh, le parole in italiano cambiano la propria accezione, lo sappiamo, e eh, quindi anche i verbi eh, li possiamo prendere nel loro significato più frequente, più usato, il significato base oppure no. Eh, naturalmente per fare riferimento alla valenza del verbo, mh, il testo di riferimento, il dizionario di riferimento è il Sabatini Coletti che troviamo anche eh, online. Se noi prendiamo il verbo andare nello specifico, il verbo andare, se lo prendiamo con il significato base è eh, il treno va da Roma a Milano, ma il verbo andare può essere anche monovalente. In una frase del tipo l'ascensore non va. Eh, vuol dire che non funziona, ma in questo caso il verbo andare ha eh, subito uno slittamento semantico, non significa più andare nel significato proprio, ma nel significato di funzionare. Quindi eh, è vero che ogni verbo cambia la propria valenza in base alla situazione comunicativa in cui ci troviamo e quindi eh, va bene anche la frase minima eh, che proponeva la collega perché eh, in, questo, in questo frangente va bene, come va bene l'ascensore va, l'ascensore non va, okay. quindi dipende da eh, dipende. che tipo di messaggio vogliamo, vogliamo trasmettere. Emanuela, domanda, come evitare la confusione quando si tratta di verbi transitivi usati assolutamente? Rispondo io? Io non so sicuro però <ride> allora in realtà eh, transitivo e intransitivo sono usi dei verbi, cioè un verbo usato transitivamente quando, cioè, quando ha un oggetto diretto che lo segue. Quando non ce l'ha, è un uso assoluto. Un, cioè, qualche grammatica, addirittura chiama uso intransitivo. In realtà è l'uso assoluto, cioè absolutus dal latino sciolto, libero. E quindi, più che verbi transitivi e intransitivi, sarebbe più corretto, come si trova anche nei manuali di linguistica, usare di non verbi transitivi e intransitivi, ma uso transitivo e uso intransitivo del verbo. Secca e chiara, sper spero, non, non sono ah, sicura. Assoluti. Allora, <ride> eh, vediamo, ne sono tante. Eleonora, infatti, anche io per la morfologia vorrei sapere: grazie, questa era così, forse non è contestualizzata, non ce la facciamo. No, ehm. Ora, magari si fa solo un piccolo riferimento, naturalmente il modello valenziale si applica essenzialmente e fondamentalmente alla sintassi della frase, quindi alla sintassi della frase semplice, quella che comunemente abbiamo sempre definito analisi logica e la vediamo anche poi nel webinar successivo, ma si applica benissimo anche alla sintassi della frase complessa, quindi all'analisi del periodo, è un modello che si applica benissimo anche a quello. Per quanto riguarda la morfologia, beh, la morfologia è imprescindibile conoscere e saper distinguere un verbo da un nome è alla base di qualsiasi grammatica venga fatta in classe quindi questo, mh, questo non, non riguarda né un modello né un altro è eh, la morfologia è, è alla base comunque di, di, di tutta la riflessione Beh. sulla lingua caterina il verbo cucinare ad esempio è bivalente per cui la mamma cucina la torta ma io posso aggiungere nel forno è la piaciuta così Vabbè, qui rimandiamo eh. al prossimo webinar. webinar no? Non è... no, 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 non facciamo <ride> sì. spoiler allora, lascia stare sì, per carità. Nel prossimo webinar capiremo proprio tutte queste aggiunte, vero Alessia? Allora, sì, per adesso basta dire che nel forno non fa parte della frase minima, perché non serve a saturare la valenza del verbo cucinare. Quindi domande su verbi bivalenti e trivalenti le facciamo oppure no? Valeria, Marco si è trasferito a Roma, è una frase minima, no? Quindi trasferire può essere bivalente invece solitamente viene categorizzato come trivalente. Le rispondiamo o la rimandiamo alla prossima? No, eh, in realtà no, eh, a proprio bivalente no, perché no. Marco si è trasferito a Roma, trasferirsi è comunque all'interno un oggetto, quindi è comunque trivalente okay. anche nella frase che lei ha proposto. Ok. E in realtà il verbo è tetravalente, perché Marco mm. si è trasferito a Roma... Sottintende che chi parla o chi scrive questa frase quindi il, eh, e anche chi riceve questa frase e la capisce sa anche da dove si trasferisce. Si trasferisce a Roma ma da dove? Chi sta parlando ha un'informazione eh, che condivide e che può tralasciare, però altrimenti bisognerebbe dire si trasferisce a Roma da, partendo da dove e quindi si ritorna al verbo tetravalente. Il verbo trasferire satura la propria valenza con quattro argomenti. Eh, senti, se, ditemi voi ragazze, quelle cattive a chi le faccio? Le facciamo alla fine oppure? <ride> non <ride> no. so quanto tempo abbiamo, se no... No, abbiamo so pochissimo tempo, tempo. tempo. abbiamo <ride> 7-8 minuti, però con queste le faremo. Allora, innanzitutto ne restano qualcuna proprio per non rubare tempo. Quando parlavate degli esempi, mi chiede, ci chiedevano appunto se adesso in, in epoca data, di didattica a distanza integrata, eh, quello che avete mostrato è comunque sia fattibile, avete dei consigli da dare? Quindi ecco, questo lo riassunte per guadagnare. Allora io lascio la parola a Alessia perché appunto come comandata della Crusca sono due anni che non sono nel mondo della scuola e non sto facendo DAD. Quindi Alessia, rispondi tu. Sì, sì si fa anche in, in DAD, ovviamente. Eh, la didattica a distanza rende, diciamo, tutto diverso. Per certi versi, appunto, complica tutto. Eh, ci ruba parte del tempo e ci permette di lavorare peggio. O uh, di lavorare con più difficoltà per quanto riguarda um, la parte diciamo del stratificazione, perché spesso, appunto, un punto di forza lo vedremo meglio la prossima volta della grammatica valenziale è, que è quello di eh, cre far creare e costruire anche attività stratificata, a stratificata per all'UniBEST, o nel caso specifico anche come abbiamo noi in molte delle nostre scuole, apprendenti italiano alle due di livelli a sua volta diversi, cioè, cioè ho un livello A1 e ho anche un livello è necessario quindi lavorare ad attività stratificata perché essendo la grammatica valenziale fortemente agganciata alla semantica è necessario lavorare su una semplificazione non solo facilitazione ma anche semplificazione del testo quindi rendere e proporre frasi eh, con un lessico anche di base quindi tutto questo nella didattica a distanza è molto più compl complesso perché abbiamo tutto passa da uno schermo, poi insomma non, non ci può essere alcune metodologie come il lavoro cooperativo che si presta bene per attività stratificate e si presta molto bene per eh, la, il modello valenziale perché appunto è un modello molto operativo. Però la didattica, insomma questo tipo di didattica questo tipo di grammatica si può fare benissimo io ho fatto i circostanti stamani a scuola circostanti con legame debole legame forte vedremo un po' anche l'altra volta e si tratta come tutti gli argomenti ecco si tratta come tutti gli argomenti ci sono per fortuna i, i padlet io uso padlet eh, in modo che i ragazzi possano scrivere contemporaneamente e quindi confrontarsi certo gli schemi valenziali al computer come quelli che abbiamo realizzato noi eh, sono un po' complicati per i ragazzi, quindi io di solito li faccio fare sempre sul quaderno e loro ecco, mi mandano le foto su quello, magari quello può essere un ostacolo, però poi per il resto si fa come eh, si fa per gli altri. Ecco, ovviamente si perde tutta, siccome l'apprendimento la, passa per un canale che è come dire, il canale del piacere anche, e della relazione, questo con la didattica a distanza si perde, ma non per la grammatica valenziale, penso un po' per tutte, cioè è più difficile renderlo. Ecco, però si può assolutamente fare. Ci sono tantissimi esercizi e attività da proporre anche in, ehm, in DAD. Anche le, le attività che proponeva Sara: anzi, magari anche attraverso lo schermo può essere carino questa sorta di, di mimi dei verbi, eh, può essere carino. Ecco, eh, sì. Oppure anche attraverso le immagini, eh, rappresenta questo verbo con un disegno per la scuola primaria, eh, ovviamente, insomma. Poi alla creatività del docente anche in base alla classe di definarlo. Però è, certamente è possibile, sì, sì, bene. Marco. Non ti sentiamo? Meglio, meglio così. Okay. Allora, bene, facciamo questa benedetta domanda, Emanuela, ma se competenza semantica è pochissima, come può funzionare con gli apprendenti L2? Sono perplessa, ci dice Emanuela. Quando parlavate okay. appunto dei corsi L2. allora eh, sì, la... sarà un po' accennato io sì. prima perché allora, effettivamente eh, può sì. essere un punto critico, però nella ora... prossima puntata poi faremo vedere anche un'attività didattica a come si può calare e stratificare anche per apprendenti L2. Allora possiamo lavorare eh, sul lessico, possiamo lavorare sul lessico, possiamo eh, lavorare su quali sono quelle parole che si legano a verbi, naturalmente verbi semplici in base anche alla competenza linguistica dei nostri studenti. Quindi quali sono le parole che si legano a questi verbi e con quale altre parole possiamo sostituirle, tipo la mamma, cucina, la torta, stiamo facendo i pronomi. La mamma con che cosa si può sostituire? Con il pronome lei, con il pronome eh, io, e allora cambia anche il verbo. Quindi un lavoro proprio sulle parole, sulla parola. E poi, per esempio, una cosa che per noi è molto difficile da spiegare ai nostri studenti, forse perché abbiamo tantissimi studenti di lingua cinese. Ecco che quando parliamo di preposizioni e di articoli per loro si crea una confusione immane. E invece il fatto che quando vanno a rappresentare la frase mettono il, il, la preposizione sul pallino nero e quindi la rappresentano in questo modo, gliela fanno riconoscere come preposizione, e quindi per loro diventa un elemento con cui hanno poi alla fine maggiori familiarità. Si potrebbe dire tantissimo altro, però per ora dopo ho detto due parole, due, però ecco sì, lavorare sulla parola, su questo verbo, quali parole possono ruotare intorno a questo verbo per completare il significato di questo verbo. Ancora non si sente Marco, però va bene. Perché ho un pochino di tosse. Perché Bene. sono fumatore, okay. quindi quando tu sei scotolgo l'audio ok va <ride> benissimo. No, io lo dicevo, è un po' molto informale, quindi a noi piace così. Ottimo. Allora, diceva Pla uh, Paolo, all'interno del modello valenziale, che fine fanno i complimenti? Ah ecco, è una bellissima domanda. Complimenti... di dite Sara? Ah, forse sì, de... allora rispondo io. È uguale, per... ma perché... Sì, allora, <ride> eh, che fine fanno i complimenti? Io rispondo innanzitutto dicendo di leggere un bellissimo articolo della Loduca, che si chiama Si può salvare l'analisi logica, che è uscito all'interno della, della Rusca per voi nel, nel 2006. E cosa ci dice la Loduca? Eh, ci dice una cosa molto semplice. Eh, ci dice che si possono eh, salvare i complementi, eh, si può salvare l'analisi logica, sì, l'analisi logica deve essere salvata nella misura in cui viene salvato tutto ciò che però è utile, tutto ciò che è utile e tutto ciò che merita di essere salvato. Quindi quando io vado ad analizzare la frase nucleare e rimango soltanto su quello che abbiamo visto oggi. Parlo di soggetto, parlo di soggetto, no, non ho parlato anch'io, l'ho definito argomento soggetto, è quell'argomento essenziale. Quando c'è un argomento è sempre, sicuramente, il primo argomento ad essere presente, c'è ovunque, tranne che con i verbi zero valenti. Ed è, eh, e poi parlerò anche magari di complemento oggetto quando introduco l'oggetto diretto. Posso parlare di complemento di termine per alcuni, per alcuni verbi, però ecco, <coughs> diciamo, introduco la terminologia laddove questa terminologia mi può aiutare. Cerco di non introdurle laddove questa terminologia mi pone più problemi rispetto a quante me ne risolva quindi eh, il, il modello valenziale si coniuga con la nostra grammatica con quello che abbiamo sempre fatto e anche con la terminologia che abbiamo sempre usato ora sinceramente io erano tanti anni anche prima di sposare il, il modello valenziale che mi domandavo che senso ha eh, insegnare ai nostri alunni e far imparare ai nostri alunni tutta quella serie di complementi che poi non lo so, a me sembra che eh, diventano sempre di più, eh, ogni anno ne trovo qualcuno in più e poi limitazione, allontanamento, eh, non lo so, origine, provenienza, ecco, non lo so, su tanti secondo me si può sorvolare, su altri va benissimo. Rimandare alla terminologia tradizionale. Allora, il regia c'è Enrico che è responsabile, Perfetto. lo ringrazio e gli dico che farò ancora due domande, però vi faccio due domande così poi vedete chi risponde. <ride> Io prendo un attimo la condivisione dello schermo perché mi chiedono in molti dove potrei trovare questa registrazione, come sarà archiviata la slide, eccetera, eccetera. Quindi vi faccio le domande così intanto voi sapete, e poi, poi Enrico chiudiamo tutto perché alle sette e un quarto dobbiamo obbligatoriamente staccare. Perfetto. Caterina, qual è la regola da dire ai bambini per cui l'articolo sta dentro all'ovale con il nome e la preposizione invece resta fuori? Prima domanda. Invece poi Carlo ci chiede come posso seguire questo modello. Se nella mia classe non ho in adozione manuale che presenta la valenziale, vi prendo lo schermo e. Prego, allora, Alessia, lascio a te <ride> la conclusione. Allora, ok, la Aspetta prima. Attimo, Alessia, che se no se vuoi sì. fare lo schermo perché se <ride> mi parli tu mi parli dalla condivisione, così hai, avete modo di fare una risposta sintetica. Sì. Allora, questo okay. è il sito della Felloformazione, come vi dicevo. Su questo sito, che è il vostro contenitore per la formazione, qui a destra trovate per iscriversi. Quindi, ecco. Per esempio domani siamo in diretta, questo tra parentesi e professori abbiamo questa iniziativa sull'educazione civica con Luca Pagliari, con il giornalista famosissimo, i webinar, le streghe tempi del web, dare il nodale curriculare, se lo mettiamo la mattina. Però ecco, il modello valenziale per fare grammatica si clicca qua e vi iscrivete al prossimo appuntamento con Sara e con Alessi. Okay? Però quello che voglio far vedere è l'archivio. Se voi cliccate in archivio, trovate tutto quello che il gruppo editoriale ha trasmesso dal 2016 ad oggi. L'abbiamo volutamente lasciato libero. Quindi lo scorrete, anzi, scrollate la pagina. Si dice scrollare nell'Accademia della Cruz. Ma dai, diciamolo. diciamolo. <ride> noi, <ride> noi lo diciamo. Non sarà petaloso, però. Si noi può lo scrollare. diciamo. Ecco via. E qui si trova appunto uh, in archivio la registrazione integrale di questo webinar con le slide da domani. Se poi tutte le domande che vi state facendo, lo attestate come arriva, eccetera, eccetera, abbiamo la sezione supporto, trovate tutto qui. Se poi non vi è chiaro, scrivete a info, chioccio, formazione. Allora, ci diceva due cose. L'articolo e proposizione. L'articolo fuori dal, dall'insieme. L'articolo la va dentro il cerchio, dentro il cerchio... Dentro il cerchio. <coughs> diciamo dell'argomento o anche del circostante, poi vedremo dell'espansione, perché l'articolo è una parte del discorso strettamente connessa al nome, di per sé è una parola vuota, si dice anche, cioè che non ha un significato proprio, quindi accompagna e sta proprio vicino al nome, come anche gli aggettivi cosiddetti determinativi, perché sono strettamente legati. La proposizione ha invece, pur essendo sempre una parola vuota, però ha... Tutta un'altra funzione eh, è quella di creare poi sintagmi preposizionali e quindi fun di funzionare da legame. Perciò il pallino sulla linea rende benissimo proprio la funzione sintattica anche eh, della preposizione, ecco, cioè qual è il ruolo della preposizione che è proprio quella di legame. Per quanto riguarda invece fare valenziale, se non ho in adozione un libro che segue il modello valenziale. Eh, come facciamo sempre, diciamo la didattica non è guidata dal libro di testo, ma è guidata da noi e sta alla nostra competenza, a, eh, come dire, associare e guidare gli alunni attraverso l'esplorazione del libro e attraverso, però, un lavoro che. Eh, Critico, insomma, critico nel senso critico, nel senso di eh, nei confronti del libro, cioè non di critica del libro, ma nel considerare eh, il libro come una fonte eh, non unica ecco, di attività e di esercizi, ma che, anzi, che ci sono anche altre strade per apprendere. Anzi, l'ultima, cioè Unire, lo vedremo un'altra volta, grammatica e testualità, quindi unire la grammatica a quella che è l'approccio dei testi, quindi unire queste due parti che spesso vengono divise a scuola, è forse anche la via poi più, più proficua. Quindi il libro da solo di grammatica, valenziale o non valenziale, di per sé non è esaustivo per una riflessione sulla lingua a 360 gradi. Quindi rimandiamo al prossimo webinar. Non l'abbiamo appena detto che i libri non servono, no? Non no, 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 ho detto che i li libri servono, ma che devono essere, deve essere il docente a oh, gestire no. il libro e non il Era una a provocazione a il perché parlerei con voi ancora per tanto tempo. Benissimo. Abbiamo una bellissima base da cui partire per il prossimo webinar. Anche se si tratta di un'approvazione, lo vedete. Io vi manderò alcune domande eh, sì. e anche dei complimenti che sono arrivate. Magari leggeremo quelle per partire al prossimo webinar. Perfetto, okay. Grazie, Sara, Va bene. Grazie, benissimo, grazie. benissimo. Buona, serata. buona serata a tutti. Grazie a tutti che ci hanno seguito e grazie a Enrico Regia. Arrivederci. Alla prossima. Ciao, buona serata.